È un giovane di Trebisacce, Gaetano Napoli, e manterrà l'impegno preso e nella prossima primavera attraverserà a nuoto lo stretto di Messina. Nel frattempo si allena tutti i giorni con costanza e in modo intenso in vista dello sforzo che dovrà sostenere. Questo giovane di Trebisacce, trasferito al nord Italia per cercare lavoro, ha mantenuto vivo il rapporto con la sua terra dove è nato ed ha trascorso la sua infanzia. Ha deciso di attraversare lo stretto di Messina per richiamare l'attenzione sulla chiusura dell'ospedale Guido Chidichimo. La sua sarà una vera e propria azione dimostrativa, proprio per attirare l'attenzione dei media nazionali e soprattutto dei responsabili della sanità calabrese, ormai allo sfascio più totale. Eppure Gaetano Napoli, sposato e con due bambine, attraverso il social network Facebook rassicura e dà delle spiegazioni in merito al suo gesto, che è una protesta proprio perché non si capacita che l'ospedale di Trebisacce sia stato chiuso, proprio quell'ospedale dove ha visto nascere le sue due figlie. Ovviamente, prima di prendere questa importante decisione, Gaetano ha dovuto parlare con la sua famiglia, con la moglie che, nonostante le tante paure, lo supporta nella sua impresa di parere contrario le figlie adolescenti. E allora, da buon genitore, Gaetano ha dovuto spiegare alcune cose. Ha dovuto spiegare che Trebisacce una volta aveva un ospedale che garantiva l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini dell'Alto Ionio, un ospedale che in situazioni di emergenze e di malattie acute in oltre 30 anni ha salvato decine di vite umane. Questo ospedale adesso non c'è più, cancellato da un irrazionale piano di rientro. Le donne e gli uomini di Trebisacce e di tutti i paesi limitrofi oggi sono meno sicuri. Gaetano Napoli compirà questa importante impresa, ma chiede il sostegno della sua gente, delle associazioni, degli operatori economici, del comune e di quanti hanno a cuore le sorti dell'ospedale di Trebisacce. Lui ci metterà il suo impegno, il suo coraggio e la sua determinazione.